sindaco, una settimana intensa che ha visto Ravanusa al centro di attività anche con il Santo Padre, un momento sicuramente interessante anche per quello che è successo, che mostra sempre tanta vicinanza al comune di Ravanusa. Sì, un momento toccante, emozionante, la visita al Santo Padre, che già aveva avuto un pensiero per la nostra comunità. Abbiamo continuato a chiedergli le preghiere perché ne ha tanto bisogno la nostra cittadina, e poi abbiamo avuto anche altri incontri con il ministro Bianchi, con la municipalità di Roma, la testimonianza che c'è un affetto che va al di là della Sicilia, un affetto di tutta la nazione e anche al di là della nazione per la nostra Ravanusa, per quello che è successo purtroppo l'11 dicembre. Stanno continuando a venire azioni di solidarietà nei confronti del Comune, di quello che è stato? Sì, continuano le azioni di solidarietà. Noi dal canto nostro stiamo provvedendo a completare il progetto per ridare la casa ai cittadini, pensiamo di approvarlo entro il mese di aprile in via definitiva e renderlo cantierabile, e poi speriamo di avere gli incontri, come già sono programmati, con il Presidente della Regione e il Governo nazionale per avere finanziamenti.